Un maxi incidente in via Napoleona ha bloccato il traffico cittadino. Oggi pomeriggio a Como, 4 le automobili coinvolte e 5 le persone rimaste ferite nello schianto. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e gli agenti della polizia locale, che oltre a effettuare i rilievi hanno dovuto anche chiudere via Napoleona, uno dei principali accessi alla città, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. L'incidente si è verificato pochi minuti dopo le 16.30. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo quanto emerso fino ad ora, un'automobile avrebbe sbandato, invadendo poi l'altra corsia e coinvolgendo altre 3 vetture. Sono rimaste ferite 5 persone, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Il traffico cittadino è rimasto congestionato fino a sera, anche perché nei minuti successivi allo schianto di via Napoleona si sono verificati altri 2 incidenti di minore entità, uno in via Briantea e uno in via Pasquale Paoli, sempre a Como. Via Napoleona, un'ora e mezza dopo la carambola, era ancora chiusa al transito. Le automobili venivano deviate in via Rimoldi e Turati, mentre i bus e i mezzi pubblici passavano, ma in regime di senso unico alternato.